per iniziato. Altre tasse? No, però 4.000 euro di notaio partono. È grande come la casa. E domani vi faccio vedere. Domani quando entro faccio una storia e ve la pubblico su Instagram. Domani faccio un home tour su Instagram. Ci vorrà un po' per sistemarla, ma 4.000, sì, 4.000 euro di notaio. Ma ho fatto i calcoli, ragazzi, ho fatto i calcoli. Ho speso tra tasse, agenzie, notaio e robe varie, ho speso una cosa come 20-25.000 euro. 20.000 euro solo di spese iniziali. Più altri 20.000 di anticipo del mutuo. La meraviglia, bro. Forgive me. Andrò re povero. Ah. What? Non mi avanzano molti soldi, sinceramente. Sul gruppo WhatsApp. Sì, anche. What a dream. Fuck. Vediamo quale cadavere dobbiamo analizzare oggi. È una foto di mia moglie mentre stava subendo una fellazio orale. Faceva sempre delle espressioni così belle. Che lavoro fa il notaio? Firma due carte. Cosa fa il notaio? It's been almost a year. Prendiamo le pillole dal bagno. Però io mi drogo a bestia, posso dire. Cioè, in questo gioco io mi drogo veramente a bestia. So much light everywhere. Dov'è il mio cesso? Ecco, prendiamo le pastiglie. A pill a day keeps the defective jack away. It's a shame this won't help with my hangover. Dottore, però lei è sempre ubriaco, cioè nel senso, voglio dire. Non so. The fucking phone. Sì? Okay, okay. I know I'm late. I'll be there soon. It's not like the dead are impatient. Jack, no. Alice? Hello there. Who is this? It's Charlotte Graves. Oh, Joker, God, grazie per i 28, Maratino, grazie mille. I didn't recognize you. I thought it was work calling. It's okay, I hate it when work calls me at home too. How is everything? We haven't talked since... Sentito sua moglie morta well, al telefono, quindi. There are good days and there are bad days. What can I say? At least I can hide away at work. Well, you always were the most comfortable in the dissecting room. Listen, I have an unusual request. Ha una richiesta okay. Usuale, sì. How can I help? Dimmi. It's nothing serious. I just wanted to ask. Ti è morto un parente, vuoi che... Pictures of Alice? Maybe one where the two of us are together? I'd love to have something. To remind me of her. Hello there. Alex! Grazie mille, Alex, per i 50 sabbetti, Patino, grazie mille di cuore. Sei un amore, mua. Come sempre ti eiaculo furiosamente su per il naso. So che gradisci l'eiaculazione nasale. Grazie mille di cuore. Sei un tesoro, veramente. Grazie mille veramente di cuore. Sei un amore. Grazie mille per i 50 sabbetti, Baratino. Grazie mille, come ogni mese oramai ti ringrazio perché è un appuntamento fisso. Grazie mille di cuore, Valentino. Thanks for the call. And bye. Hello there. Oh, do you have my address? Not on hand. Hai piercing sui capezzoli? Sì, ne ho 27. Mi piace. 292 Browning Lane, apartment 432, Johnson City, New York, 137. Hai visto i tettorali? Got it. Thanks. Thank you. It would mean a lot. Io però non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Non ho capito un cazzo. Yeah. Me too. And that's okay. Ma no, sto scherzando, no Philip, ma non li ho. Non mi è mai piaciuta la ferraglia addosso. You too, Charlotte. It was nice to hear you.
Cioè, sono fighi i piercing, però non mi sono mai piaciuti, sinceramente. Non ho mai preferito avere della roba addosso. Faccio fatica a mettermi l'orologio, mi dà un po' fastidio avere della roba addosso. Trovo una foto di Alice. Pensavo di averli visti, hai visto male. Ho conosciuto una persona che li aveva, e sinceramente proprio, cioè, non ti giuro, No, ma sono fighi, però mi dà fastidio, mi darebbe fastidio l'idea di averli addosso. Devo trovare una foto con di Alice e Charlotte. E Charlotte. Io che cazzo ne so, di Alice e Charlotte. Cerchiamola. Hello there. An envelope to send to Charlotte. Che cazzo ne so io? E non so che cosa quale devo prendere. Sono confuso. Hello there. Mi è sembrato di vedere un fantasma. mi è sembrato di aver appena visto un fantasma in camera da letto. Do you wanna call Ghostbuster? Sotto la cassetta mi prude l'avangamba. Quale cassetta? È la droga che si prende, è probabile. Sotto la cassetta, quale cassetta? Aiuto. Hello there. They certainly have more will to live than I do. Aerosmith sarebbero Aerosmith, mi sembra. Hello there. Ah, questa qua è. Cioè, credo sia questa. No. La cassetta della moglie di legno. Hello there. C'è una moglie di legno? Che cazzo è la cassetta della moglie di legno? Vediamo di trovare sta foto senza impazzire. And an envelope. Che cazzo è un envelope? Scusate, mi servono anche. C'è un fantasma qui, tra l'altro. Hello there. Ah, questo qua. Till death do us part. It's always good to have something for a rainy day. Hello there. Mazza, dottò, li mortacci in sua. Minchia, dottò, un pezzo da 100 questo, eh? I mortacci sua. E la Madonna, che si tiene in casa $10,000? It was a miracle that the coffee didn't wash off the writing. And that she said yes. Hello there. La foto è là sotto. Ah, Alice and Charlotte in Amsterdam. It's hard to believe they've known each other for so long. Hello there. L'ho trovata. Devo chiamarla al telefono. It would be better if Charlotte had this. It deserves to be on display and not here. Ah, non devo stampargliela. Che cazzo devo fare? Perché non è vero? Invece ti permette di entrare nel personaggio. Devo capire. Okay. Time to go to work. I'm seriously late. Minchia, per posta. Cos'è il 1980? Post the letter in the mailbox. I should grab some coffee and aspirin on the way. Shit. Almost left the door open. No, no, chiudiamo che c'è dei rotti da 100, cioè Dio mio. Chiudi, va là. These fluorescent tubes are brutal. Hello there. Domani devo andare in sala proprio, insomma, il fatto che viene a fare lavori in sala non ci hanno ancora comunicato. Dio cane, è stato mettendo su un'organizzazione. Pronta? Abbiamo trovato tutti che sforzi. No, Lezzi, allora, tu non ti puoi ammazzare perché sei la mia moderatrice, quindi è vietato per le moderatrici uccidersi, sappilo già. Hai un contratto che hai firmato. Tu non lo sai, ma l'hai firmato perché l'ho deciso io, quindi l'ho firmato a tua insaputa. Oddio, aspetta, la mailbox. Questa è la cantina, il basamento? No, proprio un piano ancora giù. Mailbox.
questo qua? Standard correspondence consisting of bills, advertising leaflets, and pious reminders about the upcoming end of the world. Hello there. Ma in che schifo di posto di merda abito? Ma in che schifo di posto di merda abito? Hello there. Ma che posto di merda? Hello there. I hope this helps, Charlotte. Okay. All done here. Time to go. Huh? Hello there. E non ho visto un cazzo! Come chi si lamenta dell'allard... No, no, oh, chi è che si lamenta dell'allard delle sa? Bannato subito, non scherziamo proprio. Non scherziamo proprio, perché siamo impazziti. Ah, damn. I forgot my jacket. Ah, well. I'll brave it for tonight. Too bad. Andiamo a dissezionare qualche bel cadavere. Hello there. Poi devo dire che è bello lavorare sempre nice di notte. Nice and fresh. At least it's peaceful here. Ma a me questo lavoro non mi... A me questo lavoro non mi dispiacerebbe comunque, devo dire. Hello Good there. Evening, Mr. Ridley. Buona time fine. Sheet handling. Dividi cadavere. Hello there. Some corpses have more personality than this guy. Dov'è il mio studio? Questa è la sala da pranzo. Ma sì, tra un cadavere e l'altro, uno spuntino ce lo facciamo. Il cesso. Ecco qua il mio fifo. Who leaves the window open in the middle of November? So I'd better check the answering machine. Sarò sincero, mi aspettavi il jumpscare. Chi è il nostro paziente? Due to a lack of preparation. This time the lecture will be improvised. Hi, Jack. I dropped by a little early today. I left the body with Ridley in the corridor. He wasn't sitting in the locker then, so maybe he'll even throw him into the room. Hello there. Well, how are you doing? Bene, bene. I mean, it's your first birthday without her, and... This... Hello there. I still have a hangover, and you know me. I run to the John like the neighbor's fucking dog. You know, today I slipped on his shit again. That fucking furball. He always has to shit next to my car. Anyway, I can't come over in the evening, but we'll catch up on the weekend, okay? Bye. Bye. I almost forgot. Charlotte called me this morning. She asked about you, so answer your calls, Jack. It's time to start a reprimand, Assolutamente. That's par for the course. I wonder when this clown will learn to look under his feet. Ma sinceramente io con le moderatrici fa niente, Andre, sempre un piacere. Grazie mille, mi Alex. Metti sempre di buon umore. Grazie mille di cuore, buonatino, grazie per il giro. Ma sinceramente con le moderatrici, cioè, pagarle diventerebbe un casino, perché dopo vorrebbe dire che hanno un impegno fisso con me tutte le sere. Preferisco che lo facciano se ne hanno voglia, se gli va. Cioè, nel senso, se pago un moderatore deve essere qua tutte le sere, sempre, per forza. A questo punto è meglio fare, ti va, se non ti va, bene, non c'è problema, se vuoi farlo a me fa piacere. Birthday. I actually forgot it was today. Alice, ciao Andrea e ciao Papere. Ti chiedo scusa se ti disturbo. Volevo sapere la tua opinione sul fatto che ultimamente alcuni politici non si definiscono antifascisti perché pensano che sia un qualcosa di inutile da dire. Scusa di nuovo per il messaggio lungo. Sai come la penso? Se non ti definisci antifascista è perché sotto qualcosa c'è da nascondere. Cioè, antifascista dovrebbe esserlo chiunque, nel senso. Cioè... No, ma anch'io le sto scherzando. Cioè, tutti dovrebbero definirsi antifascisti, anche quelli di destra. Cioè, nel senso, essere di destra non vuol dire che non sei antifascista. Cioè, in America i repubblicani sono antifascisti. Cioè, chiunque sia anche di centrodestra moderato dovrebbe essere antifascista di base. Cioè, il fascismo è una dittatura. Che cazzo vuol dire non essere antifascista? Due domande. Perché è vestita? Perché è vestita? Perché la signorina che mi arriva a cadavere deve essere vestita? Io non ho capito. Cioè, qui c'è della discriminazione. Il barbone con la ciolla di fuori, la signorina è vestita. Cioè,
E se io volevo un attimo divertirmi con la signorina 5 minuti? Ma io veramente, uno scandalo, guarda. Non si può più fare, non si può più proprio più fare il proprio lavoro qua. Put the apron hanging the... Cos'è l'apron? Aiuto, metti l'apron. Che cazzo è l'apron? Aiuto. Sono contento. Ciao Andre, mi puoi fare la preghierina per il mio esame di guida di domani? Ti adoro, ciao. Grazie per il giro. I remember you. You were on that talent show. What was your name again? Dai un bacino da parte mia alla nuova neonata patatina. Guanti. I need to order another batch of these. I've got to remember to do that later. And that's the whole point. Devo prendere la telecamera, è vero, aspetta, devo filmarla, a posto. Aspetta che filmo la signorina. Ho visto un durello sotto il carpino. C'è. Steven laughs at me for recording everything. He says I have a bigger collection of stuff like this than most of the creeps he's caught. November 21st, 1991. Time, 9:13 p.m. The autopsy is conducted by Jack Hanman. Jack Hanman. Lecture for the Medical Bucky. University of Missouri. After yesterday's lecture, you should already know the ins and outs. So today we'll be consolidating our knowledge. So, where do I start? That's okay, right. Vediamo un po' la polizia che informazioni ci ha data. Ci ha dato. Ah, yes. Samantha Barker. Now I remember. There's probably gonna be a lot of chatter about this. No, questa è una cosa che ha trovato lei. L'aveva addosso, non era lei. When questioned, friends admitted that Samantha's last days before losing contact seemed extremely happy and relaxed. She also quit drinking alcohol and mentioned something about rehab. The friend also abbiamo una celebrità sul tavolo d'obitorio. No indication of an impending tragedy. During the interrogation, a friend of the deceased admitted that Samantha never got to grips with the sudden fame that came after droga, winning such a high profile talent show. E come era sorca? È sorca. È ancora meglio perché non parla più. Found in her own apartment in a semi-recumbent position on an armchair. Large quantities of alcohol and empty packets of sleeping pills were also found in the apartment. Suicidio per depressione da celebrità. After her first album became a commercial success, she was hit with a creative drought. She suffered panic attacks and severe sleep problems. Drugs and medication came into play. Crisi dell'artista? Found in her own apartment by police patrol. Officers were called by a concerned friend of the deceased, who had been unable to contact Barker for several days. Well, let's see what settled this matter. Allora. As you can see, the body is fully clothed. Okay. Perfetto. Now we can continue with the examination. Possiamo continuare again, l'esaminazione. Begin allora, by taking photographs of the cadaver. I guarantee that over time it will cease being perfetto, embarrassing for you. Preservativo non serve. Ottimo. Direi che vediamo un attimo la signorina. Allora, fotocamera. Un paio di foto ricordo per me, però. Fotocamera. No, è la mia scrivania, mi sa. Sono appena entrato. Stiamo facendo un'autopsia. Un po' di rispetto, per cortesia, per il cadavere. Dov'è la camera fotografica? Un rossetto. Dove cazzo è? Pick the photocamera from the desk drawer. E the desk drawer, è questo, the desk drawer? Devi entrare nel cadavere. Quello dopo, prima le foto. Dove cazzo è la macchina fotografica? Aiuto! Non è scrivania, desk drawer, o sono io che sono impazzito completamente, scusami. Ah, forse hai ragione, forse sono stupido io. È nel cassetto delle sale autopsie, aspetta, infatti. Ah, era qua, sono un deficiente, vedi? First, we photograph the whole body. Allora, volevo fare. Niente, non me la fa fare, vabbè.
And now, gli ho fotografato la bagigia, bro. Ok. Troviamo i punti che c'è qualcosa che non va. Allora, i piedi però li fanno. Vediamo. Well, abbiamo materiale qua. Qui ci abbiamo delle ferite sulla spalla. Poi vediamo. La mano è disintegrata. Yes, I've seen this many times. Il collo? Il collo? Perché non mi dai il collo? Scusami, il collo è giusto, c'ha dei segni, c'ha dei lividi. Perché non mi dà giusto il collo? You don't get such bruises from a normal contusion. Ah, zoom! Interesting. Very uneven. We need to investigate this. A few we will need to look into here. Impiccata potrebbe essere. Mettiamo le foto sulla lavagna. Potrebbe essere droga impiccata. Feet! Piedi! Ottimo. E ora operiamo l'autopsia. Notes prepared. Time to take a closer look. Allora, ispezioniamo l'area con la nostra lente di ingrandimento. Allora, controlliamo bene le aree interessate. Such bruises are caused by either a very heavy blow or by some internal issues. Sembra quasi che gli abbiano sparato, visto così, o un'emorragia tra poco. The number of bruises suggests that there may have been some kind of tussle. Some Andre blurra di più che secondo me ti tirano sotto per davvero stavolta lacrime di gioia. È un gioco. Sembra effettivamente che si sia strangolata. And here's something interesting. The skin of the deceased is covered with numerous blisters. Some of them are ruptured. Others still contain fluid residue. Che mi manca? Che mi manca? Ah, è giusto, i piedi. More numerous blisters. We have some leads to investigate here. Let's write this down. Devo segnare da qualche parte? O devo segnare sulla cartella? No, sulla cartella della polizia intendo, dov'è? Dov'è la cartella che avevo... Dov'è la cartella? Highlight the previously found wound on the clipboard mannequin. Ah, sul manichino! Sul manichino! Dove cazzo è? Dov'è il manichino? Io ho un manichino. Shift, aspettate. Ma che cazzo devo fare? Ah, eccolo qua, non mi lo trovavo. Segni tutto. Currently it's on the neck of the deceased. Although it's easier to have abrasions on your feet, but the number and size of the blisters suggest that it's probably a matter of barbiturate poisoning. Avvelenamento da barbiturici? In general, such blisters usually appear in the case of mechanical abrasions, but due to the Aspetta, place c'è una voce of occurrence, seducente. This should be excluded. The most likely cause of such skin changes is the high concentration of barbiturates in the body, to be checked in the lab later. Avvelenamento possibile causa. Examination with a UV lamp will dispel some doubt. I'll add barbiturates to the list of necessary tests. Given the testimony of the victim's friend, I add alcohol poisoning to the list of potential causes of Miss Barker's death. A blood test will no doubt quickly verify that hypothesis. But I look carefully at the whole body. UV rays will reveal any traces. The area around torso. Empty, without right hand clean. Legs. There's nothing Hello here. There.
Black, grazie per i 4,20€, Moratino, grazie mille. Mua. Non vedo niente di anomalo. Perché Talk? Che è successo? Non vedo niente di strano. Perché vado in vacanza e la Madonna, e tornerai dalla vacanza, scusami, porca troia. O è in vacanza per sempre? Sul braccio sinistro stava qualcosa. Non ho visto niente io. The left hand seems to be fine. No marks. Ah, well, nothing to surprise us here. Now gently, we take the deceased by the hand. Ok, passiamo al rigor mortis. And we check for rigor mortis. Again, the hand falls freely. After yesterday, you should know what this means. Quindi since lei we don't have a definitive lead, morto. We will examine all the key organs one by one. So, I'm starting the internal inspection. Ok, prendiamo lo scalpello. I dissect the skin of the deceased. Ecco qua. And I proceed to deflect the skin flaps. Compared with yesterday's body, the deceased has only trace amounts of adipose tissue. Mm-hmm. Now for the ribs. Mi piace l'interno. Ma che schifo, come che schifo, voglio dire. What così do che we have here? Via le costole. Rather, mazza, anche questa fumava parecchio. There is certainly no sign of internal bleeding. Sometimes regarding bruising, it doesn't take much. My wife was constantly banging into furniture, walking into door frames. That's a wonder she never broke anything. Before I disembowel the deceased, I will take samples for toxicological tests to determine the alcohol content in the body. I just need my syringe. Just to be sure, I'm taking samples from three organs: the eyeball, the heart, and the bladder. Analysis will rule out or confirm alcohol poisoning as the cause of death. Secondo me è droga, non alcol. Ma perché mi parte? Voilà. All done. I'll transfer these to the centrifuge. Ok, andiamo alla centrifuga. What was it? 15, 70, 10, 75? No, era 70-15. My own ideal for all the fluid test. My ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. Allora, devo cercare il mio The Notebook, che non mi ricordo assolutamente dov'è. Autopsy beatbox. Enna. Dov'era il mio notebook? In un fifo. Enna. Maybe one day I won't need my notebook. Numbers have never been my strong point. It's probably why I regularly forgot birthdays and anniversaries. I'm lucky Alice always forgave me. Enna. Allora, mettiamo i campioni. Gently does it with this old thing. Handle with kid gloves. Un attimo. 15 al 70. Ok. I'm starting the centrifuge. Let's see what results come out. The laboratory is already open, so... Fucking hell! Ridley! Mr. Ridley! Where is he? The fuses need resetting. Fuck it. I'll do it myself.
I swear there was a flashlight in here. Bene ragazzi, la live è finita qui, è stato un piacere essere stati con noi. Check the breakers in... Non vedo niente! Non vedo niente! Ma io non vedo un cazzo però! Scalpel, scissors, come hai fatto a vederlo? Syringe, scusami! Ma come hai fatto a vederlo? Knife. I guess I forgot to clean the knife. Laboratorio. Bagno. Ufficio. Whatever. I know where the switches are anyway. Non vedo! First the right, and then the left. And voila. What? What the... oh, for fuck's sake. Can't I work in peace? Il mio ufficio. Sì, pronto? Jack Handman speaking. Easy, why so rude? Steve? Sorry, man. This place is falling apart, and Ridley won't even lift a finger to help. You just can't work here. Did the centrifuge trip the fuses again? Yeah, eventually everything's gonna go up in smoke. Hey, look on the bright side. It's a free cremation with your autopsy. Jesus, stop it. That shit pisses me off. Okay, sorry, Jack. Anyway, I'm calling to ask how the autopsy's going. È un attimo, ho appena iniziato. Soon, journalists sniffing around for info, so we best be ready. È un secondo, ho appena iniziato. I'll whiz through this in a couple of hours. It doesn't look like a complicated case to me. More of a formality. The report will be available in the morning. Sounds great. Thanks. Phew! How's your head? Well, è tutto di là nella sala operatoria, mi guarda e mi fa, mi è piaciuto come mi hai aperto. Apri ancora. Turn on the radio. What? What's happening? Quiet. A three-car police convoy was involved in an accident near Pete's Bay Bridge while transporting prisoners to Orleans Parish Prison. At the moment, we do not know the exact number of victims or whether any of the convicts escaped. However, the scale of the accident indicates a large number of victims, possibly even fatal ones. Police are on their way to investigate the incident and secure the area. We know that the injured prisoners are on death row. The police were to transport them to their execution, which was to take place tomorrow morning. Many of them are very dangerous criminals. We will report on the matter on an ongoing basis, so stay tuned with us. What? Was? Stai calmo, dottore, non farti prendere la panica, calmo. Was Red Pete one of the passengers? He was, wasn't he? What if he survived? Jack, I have to go. You want me on site? What if he survived? I gotta go. Talk to you later, okay? Ma è il tizio che ha ammazzato la moglie? Calm down, Jack. Pills. I need my pills. Io sconsiglierei di continuare a prendere le pillole, sinceramente, però... Jack. A serious accident. Lots of victims. He's definitely dead. Ma chi è il tizio, scusami? Non ho capito chi è il tizio che è sopravvissuto. Yes. Nothing is going. Ma con i guanti sporchi, scusami. Christ. I've gotta get back to work. È quello che ha ammazzato la moglie? Dio cane! Technical break.
At least I know I can pursue a career as a janitor if I need to. My own but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. Fucking hell! Mi è piaciuto come è passato dal... Siamo qui per continuare l'autopsia. Prendiamo i campioni. Che cazzo! Qui quando la maratona fa le richieste di sban vecchi, è vero, che se poi ci penso io... No, tranquilla, Lazy, le farò. Forse. Probabilmente. Non ti preoccupare, Palatino. All right. Let's see if we were able to get anything out of this piece of crap. And miraculously, yes. The samples did spin. I'll transfer them to the chromograph in the lab. Metti il campione nella racchia. Oddio, chi è la rack? Cos'è la rack? Cos'è? Epilessia per tutti! Cos'è la rack? Cazzo è la rack, ragazzi? Cos'è metti il campione nella rack? Il portaprovette. E dove cazzo è? My own ideal for all the fluid tests. My own but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. Ma anche io le faccio. It's been a while since the eye wash in this thing was changed. Sta nel laboratorio, penso. Now. Ah. Al laboratorio. All right. Let's load this up. I place the test tubes in the rack. Prendi la pipetta e prendi 5 ml di fluido. Now, just take 5 ml from each. L'ho già fatto un sacco di volte questo, non è un problema. Devo inserirla però, non è teletrasporto. Come? Ah, perché devo mettere 5? Su quanto specifico? Aspetta. Volevo. Ah, ok, così. Precisely. Va bene. And the next. A 10 mm. Five more. 15, ok. We put the prepared sample into the machine. Nel cromatografo. Let's see what we have here. The results indicate that the deceased did consume alcohol shortly before her death. However, this is not an amount that could cause poisoning leading to death. Just slight inebriation. Quindi non è l'alcol la ragione della morte. I can return to the body and continue the rest of the examination. Quindi aveva bevuto, ma non è l'alcol che l'ha uccisa. The chromatograph results show that we can eliminate alcohol poisoning from our list of potential causes of death. However, remember that alcohol can affect the functioning of the entire body. It disturbs the heart rhythm, accelerating its rate, and dilutes the blood. Prendiamo which gli organi. May result in more severe bleeding in the event of an accident. Also remember that alcohol affects the metabolism of drugs in the liver, which I'll now look at in more detail. Poppy. First, I'll pick up the syringe again. I'll take samples from the liver and the heart to test the concentration of barbiturates in the body.
Vediamo quanta droga sarà calata sta tossica. That's enough. I'll do the test later. I'd best not try my luck with the centrifuge right now. Now I remove the liver. Non me lo toglievo. Bello, fresco. Questo cucinato sembra buono. However, it is slightly enlarged. Perhaps it's a slight inflammation or drug-induced damage. It may also be the result of the deposition of substances from drugs. Let's check the weight of the organ. Dove andate il fegato? Pronto? Dove andate il fegato? Weight deliver. Ok, dov'è il fegato? Ho cominciato a averlo torto, scusami. Dove andate il fegato? Signor fegato? Oddio. Ho perso il fegato. Ho perso il fegato della paziente. Lo ha in mano. Ma come lo ha in mano? Ah, perché non me lo fa vedere? Potrà farmelo vedere, scusami. Un chilo e tre? 1300 grams. The liver is enlarged. Probabilmente ha della droga. Ha visto il fegato come faceva? I'll move on to a cross-sectional study. Tizio, perhaps the enlargement is the result of early cancerous changes. Okay, diamo the una blade tagliatina glides through smoothly. Fegato. I don't feel like I'm encountering any changes with an unusual structure. No steatosis or cirrhosis. The liver is actually quite clean inside. Torniamo all'autopsia. The liver is basically healthy. We already know that the deceased didn't abuse alcohol. The question is what about drugs or other substances? Grazie Pietro per i 31, vado a dire grazie mille per i sub. Ok, passiamo al cuore. Oh. At a glance, we can see signs of a heart attack. Ha avuto the deceased un arresto cardiaco? Is definitely too young to have a heart attack due to natural causes. È la droga. The liver is enlarged, not from alcohol poisoning, and the heart looks like it has collapsed. So, I guess we need to go to the centrifuge and check for these barbiturates. Ok, torniamo alla centrifuga. The last time I saw this kind of poisoning was a few years ago. I better check the data in my notebook. He was a middle-aged guy. He took his medication and forgot about it. So, he took another pill. He forgot again and took another one. And another one. All right. È sempre quello, sì. Ripete, siccome ok, sembra un quarto d'ora. Quindi si è drogato. Ma aspetta, non ho finito! Quindi si è drogata di pillole. Ok. Perché non va? Perché non va? Cosa ho sbagliato? 15 minuti o 70? Cosa ho sbagliato? Non ho altri valori diversi qua. Cambia pagina. Ah, per barbiturici 10 minuti a 75. Ok, scusate, non avevo visto c'era l'altra pagina. Mi fai muovere la mano, Dio troia. We close the centrifuge and pray that it doesn't trip anything again. Puoi non saltare, ti prego. It looks like our luck is in. Meno male che non è saltata la luce di nuovo. We can take the samples to the lab. Andiamo al laboratorio a vedere se si drogava. I wonder how she was able to get home. Simo, grazie per 18, Maratino, grazie mille per i sub. Vediamo se si drogava. Mettiamo il simple nel rack. Ok, two samples this time. Più facile. 6 milliliters each. Perfetto. Aveva gli occhi aperti, non l'hai capito.
a 12, ok. Oramai manca poco per l'esame. Andiamo nel cromatofrago. Well, let's see how much of it we find. Nothing surprising. Significant amounts of phenobarbital metabolites of hepatic origin. Barbiturici segnati in rosso. Looks like I'll have to check the contents of the deceased's stomach. Piccolo, mi sentivo così quando giocavo al piccolo chimico. The test showed that the collected blood contained enough barbiturates to cause cardiopulmonary collapse. The question now is whether it was an accident or a deliberate act. I'm proceeding to examine the stomach. Before extraction, I ligate the entire organ to prevent its contents from spilling out. Okay, I'm now cutting out the organ, which will move to the board for dissection. Twercano gli organi. Normally, tagliamo questo. The stomach and intestines are full of surprises. Tagliamo a panino lo stomaco, vediamo cosa aveva mangiato, vediamo se mangiava molto spesso McDonald's o KFC. But not this time. We see remnants of undigested food and a dense mass of pills. You don't take this many drugs by accident. Socio qualche pillola c'aveva nello stomaco. Direi che si è drogata, si è suicidata per droghe. Length and width normal. No obvious pathological changes. Undigested drugs found in the stomach of the deceased. The direct cause of death was probably an overdose. I'll check the rest of the organs, and then the nerve. The deceased's trachea is normal. Lungs are normal. The deceased's intestine is normal. No clear pathological changes. Abdominal cavity checked out. We can check the brain. Ah, sì, mi piace il cervello, è la mia parte preferita. I make a cut to open the skull and remove the brain. È la mia parte preferita quando le asporto il cranio. Ecco qua. Brain is normal. No obvious lesions. Alright. I need to dissect it on a board. Ehi, ciao. Solo cervello. Lo sai? Maria Sofia non mi ha mai avuto. E neanche Docteo. Sono felice di non essere presente nel loro corpo. Allora, vediamo un attimo di capire un secondo. Dissezioniamo gli organi interni. Using a knife, I carefully cut through the brain tissue. I peek inside a bit, and... as expected, the deceased's brain is in excellent condition. No discoloration or changes due to hypoxia. There is still the matter of the marks on the neck. They look superficial, but who knows? Maybe the spinal cord has been severed. I need goggles and a saber saw. I think the goggles were in the desk drawer. Oh, they're out there. Dobbiamo trovare i safety goggles on the desk. Alice. Che? Attacco di panico, cosa succede? Saw. I need saw. Fuck. I don't see it here. Oh. I know. I probably left it in the basement after its last cleaning. E io che cazzo ne so? Devo telefonarli. Che cazzo ne so? Cazzo ne so cosa devo fare? Ma cosa devo fare? Non ho mica capito io. E chi cazzo è? Mi ha detto chiedi a Ridley dove è la chiave del basamento. Io che cazzo ne so di chi è Ridley? Mr. Ridley, I need a key to the basement. It's in the social room. Why is the key lying at the... never mind. Thank you. Hey, yeah, man. Did you hear about the convoy?
Or maybe you'll get a chance to relive your glory days and catch Red Beat again, huh? Let's hope there won't be a need for that. Ragazzi, io non me ero mai accorto ci fosse un tizio qua. If only he could put that much enthusiasm into his work. Ma che cazzo se ne è accorto? I get the feeling that searching through this rubbish is more. Cioè, era talmente inutile che io non me ero neanche accorto che c'era una persona lì. Please, may this be the last trip. Ragazzi, andiamo nel basamento, che cazzo vi devo dire? Tanto voglio dire, basamento per basamento, andiamo al basamento, che cazzo vi devo dire? Che non ho la minima idea di dove sia, tra l'altro, sto cazzo di basamento, perché... Fuck! Why did the prison convoy have to get into an accident? Jack, ma dov'è il take a deep breath. Deep, pleasantly cool breath. You're nearly finished with the autopsy. Then you can go home and rest. È all'esterno, a te pareva. Devi prendere una volta una casa col basamento. No, la mia casa ha la soffitta, non è il basamento. Ah! Mica, questo è il basamento. I'll take the saw. Ma smettila che tu in un metro quadro ci stai larghissima, Lady Day. Fuck! It's jammed! Doesn't anyone do maintenance around here? Damn hatch. Damn red piece. Ciao André, come va? Tutto bene? Ci ha trombato il cadavere oggi? Sì. Comunque ti volevo dire un paio di robe importanti con la chemioterapia sta procedendo bene. È molto dura ma non sto mollando. E l'altra cosa è che mi devo disinstallare Twitch perché non ho capito bene cosa mi sta prendendo soldi dalla carta a caso e quindi ritornerò a vedere le live su YouTube. Comunque volevo salutare tutte voi papere e anche il nostro sommo re. E nel caso riesco a risolverla ritornerò. Un bacione. Soldi a caso da Twitch? È impossibile, patatino. Non è possibile. Cioè, non può essere che Twitch ti prenda soldi dalla carta a caso. Non è possibile. Guarda che non hai fatto delle sub anche altra gente. Andre, c'era un teschio. Ragazzi, io non l'ho visto. Mi sono spaventato per l'urlo. Non ho visto nessun teschio. Comunque non è possibile, patatino. Non può essere. Cioè, controlla bene che cosa ti sta prendendo. Perché non è possibile. Twitch non ti prende, non lo so. Sorry for the short interruption. I hope you all took the opportunity to grab some coffee. And now that mi dispiace, I have everything I need, I'll move on to revealing the spinal cord. Ma io voglio fare questo lavoro, è bellissimo. Probabilmente la sub. Sono contento che tu stia anche meglio, ovviamente. Dammi un attimo, dammi un secondo. Oddio. E togliamo sta cazzo di spina dorsale. Voilà. I can see that the spinal cord was not proprio, ragazzi, è vuota, non ha più niente dentro. Neck, è vuota. Hanging didn't negatively affect the condition of the deceased. Ladies and gentlemen, almost over. Now, to sum up and tidy away the body. The direct cause of Samantha Barker's death was a heart attack resulting from an overdose of barbiturates. Traces found on the body suggest that the overdose was a deliberate act, following a failed attempt to hang herself. The autopsy found no evidence or genetic materials suicidio per overdose, indicating that sì. Death could have been the result of an attack. Ora mettiamo il ripieno, la mettiamo in forno. Suicidio. Che cazzo devo fare? Suicidio, che cazzo devo fare? Autograph, and we can start sewing. Sempre l'autografo, giustamente. Allora. Dai, facciamo il... In the 1950s and 1960s, the use of barbiturates for suicide was actually quite common. I think it was most talked about after the death of Marilyn Monroe. Ottimo. Ah, chiudiamo l'involucro qua. At home,
It was a help and comfort on death row. A farewell to the convicts. Graffettiamo il corpo vuoto. Well, we're done for today. Thank you for your attention. Mettiamo il corpo in freezer. Voilà. Tiring day. I can feel those hunger pains coming on. I guess I'll have to pick something up along the way. Gloves in the trash. Leave the 180 gradi per 45. A nightcap will do me good. Good night, Mr. Ridley. The police will pick up the body and salve, accompanying Mr. documentation Enigma. In the morning. Mm-hmm. I guess there are actually two things in this world you can be certain of. Death and Ridley's reluctant attitude. All right, maybe three things. My whiskey on the rocks when I get home. Non l'hai chiuso la testa, non serve. So cold. I guess I should have brought my jacket to Oddio, work. Oddio, succede qualcosa qua perché non mi fa mai spanare. This block spanare, can be quite spanare intimidating fuori. When it's so quiet. Almost there. Succederà qualcosa perché Stephen di solito non mi fa mai venire a drink tonight, so I'll drink my whiskey in the company of my TV. Ah, shit. I forgot the muffin. Well, Ridley will have a nice treat for the night. I'm sure he'll be his happy, thankful self tomorrow. Ciao tizio, ti mando un bacino, patatino. Mua. What? What? What the fuck? But I locked it. I'm sure of it. Mi hanno fatto una rapina in casa. Mi hanno preso i cadaveri, le robe che usavo. È stato Pietro Rosso. Who the fuck did this? I don't have anything valuable. Who the fuck did this? Tanto sono convinto che mi abbia salvato adesso. Papà, io stacco prima perché domani mi devo svegliare abbastanza presto, quindi stacco un po' prima. Papere, io vi ringrazio questa sera per i follici e le sabbie, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anna per la TV, vi mando un abbraccio e un bacione. E noi ci vediamo domani. No, papere!